Salve carissimi amici YouTube, qui Francesco e bentornati nella soffitta di camera mia o benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla. Quest'oggi parliamo del Topolino Extra interamente dedicato a Mr. Vertigo. Volume da 160 pagine indicativamente, 14,90€ il prezzo di copertina, formato bello grande che va ad esaltare le tavole interne ad opera rispettivamente di Fabrizio Petrossi e Ottavio Panaro. Vi mostro pagine totalmente randomiche, quindi non sarà un grosso problema di spoiler, a meno spero. E di nuovo Fabrizio Petrossi. Una serie di storie che vedono Topolino avere a che fare con questa nuova nemesi creata nell'estate 2020 ad opera di Marco Nucci, sceneggiatore neo entrato in un qualche modo in Topolino l'anno scorso, indicativamente comunque a dicembre 2019, e che si è trovata tra le mani una bella gatta da pelare: l'introduzione di un nuovo villain, questo fantomatico Mr. Vertigo, ed averci raccontare un po' queste vicende legate a questo personaggio. Subito dopo la sigla analizzeremo meglio, per l'appunto, le storie contenute all'interno di questo volume, che sono 3 contro le 5 uscite sul Topolino. E prima di iniziare, e vi mostro perché mi è arrivata questa litografia. Fortunatamente questa mi è arrivata, sto ancora aspettando quella di Paperinik e la card di Mickey Mouse Mystery Magazine, che a questo punto presumo la distribuzione non mi consegnerà più. Complimenti alla distribuzione Panini, perché è riuscita a non farmi avere le cose per cui ho preordinato i volumi in fumetteria. Yeah, sigla. Innanzitutto, Mr. Vertigo, una serie che si è conclusa da poco sul Topolino, della quale potrei fare spoiler, ma non lo farò per chi eventualmente non ha voluto leggere quella serie aspettando una riedizione in volumi, cosa che era altamente probabile. Vi lascio però qui da qualche parte, sicuramente in descrizione, un articolo del Paper Sera piuttosto ben congegnato e che va a sviluppare, a cercare di comprendere se Mr. Vertigo sia un giallo o meno, e con anche la risoluzione del mistero, quindi fa una panoramica di tutte quante le storie del ciclo di Mr. Vertigo, quindi da non leggere se non la si è letta e la si vuole leggere, o per l'appunto se si vuole semplicemente approfondire questione. Per quel che mi riguarda, dulcis in fundo, una volta letta tutta quanta la serie, mi sento di ammettere candidamente che Mr. Vertigo non è un giallo, non in una chiave canonica del termine, è decisamente un thriller che, almeno nella sua prima parte, all'interno di questo primo volume, vuole trattare delle tematiche interessanti sulle quali riflettere, piuttosto che andarci a sbrogliare un mistero che poi tanto misterioso alla fin fine non è. Mr. Vertigo fa parte di quella nuova serie di storie congegnate anche per mano di Alex Bertani, che vuole essere una sorta di serie a puntate. Di conseguenza reputo più giusto, più corretto fare un'analisi puntuale dopo la lettura di tutta quanta la serie, cosa che in fase di prima lettura, analizzando i Topolini, non era possibile fare. Questo tipo di innovazione all'interno del Topolino è nata con le prime due storie di Alessio Coppola, Topolino il caso elastico, Topolino l'affare Pigam, storie che, mentre le leggevi, o meno leggevi la prima puntata, non capivi come fosse possibile che quella fosse la fine. Col senno di poi le cose sono risultate abbastanza chiare ed evidenti, visto che comunque la storia era strutturata per avere un sequel mai ufficialmente dichiarato. Per quel che riguarda Mr. Vertigo, era abbastanza certo che ci sarebbero stati dei sequel, anche perché Marco Nucci l'aveva detto in maniera abbastanza esplicita già in fase di uscita della primissima storia. Per quanto riguarda il comparto grafico, abbiamo Fabrizio Petrossi e Ottavio Panaro, due disegnatori dallo stile molto differente, molto diverso tra di loro, entrambi molto bravi. Peccato che Fabrizio Petrossi sia stato quello più adatto tra i due. La storia vuole avere delle tinte un po' noir, un
tipo soft horror, non le definirei horror perché, però abbastanza tese, e questo tipo di atmosfera è molto ben resa da Fabrizio Petrossi in entrambe le storie di questo volume e nelle storie presenti successivamente sul Topolino, mentre Ottavo Panaro non riesce mai a reggere il confronto, a reggere il passo, per quanto visivamente sia un disegnatore molto pulito, molto molto gradevole da vedere. Tuttavia gli è capitata la storia dedicata ad Halloween e la cosa è palesissima: non riesce a reggere il confronto con la primissima storia di Mr. Vertigo, che pur non essendo ambientata ad Halloween riesce a mantenere un'atmosfera più tesa, più cupa per tutta quanto il tempo. Quindi non voglio dire che Ottavo Panaro non sappia fare il suo lavoro, ma il risultato evidente, analizzando le storie e poi rivedendole all'interno di questo cartonato, quanto fosse la differenza a livello di resa finale delle storie, delle atmosfere che si volevano per l'appunto proporre. Tre sono le storie presenti all'interno del volume. Topolino e notizie di Mr. Vertigo è probabilmente, a mio parere, la storia più riuscita di tutto quanto il ciclo, una storia che parte da quella che è poi una presa in giro delle posizioni che abbiamo quotidianamente sull'internet. Tutto sommato c'è questa misteriosa marionetta che comincia a darci delle notizie, a darci delle informazioni su eventi che avverranno. Queste risulteranno molto precise in un primo momento, fino a quando non comincerà a buttar su delle notizie fantomatiche, incredibili, fuori di testa, e gli abitanti di Topolinia però ci crederanno. Questo perché finora la marionetta si è rivelata estremamente credibile. Tutto questo ovviamente avrà a che fare con tutta una serie di furti che avverranno in città, per le quali Topolino dovrà indagare. Furti che saranno agevolati proprio dal fatto che gli abitanti di Topolinia crederanno alle notizie di Mr. Vertigo. Insomma, si parla di fake news, notizie false, che vengono diffuse per la rete, in questo caso su una sorta di falso YouTube in una qualche maniera, con per l'appunto una marionetta che dà queste notizie. E il fatto che Topolino vada a spiegare come funzionino le fake news in una storia che non fa di quello il suo fulcro, ma allo stesso tempo non lo rende così didascalico, risulta estremamente godibile. La storia si prefigura quasi come un giallo, un thrillerino molto classico, e secondo me è molto funzionale anche la risoluzione del caso per quello che Topolino può sapere fino a quel momento. E quindi la risoluzione del caso della prima episodio di Mr. Vertigo funziona col mistero e col dubbio che qualcosa sia sfuggito, complice il fatto che, per l'appunto, noi lettori vediamo qualcosa che Topolino non può vedere, non può sapere. La seconda storia del ciclo è Topolino e l'incubo di Mr. Vertigo, una storia nella quale Topolino è insicuro. È chiaro, lui sa che la minaccia di Mr. Vertigo non è finita. Tutti quanti però credono che questa minaccia si sia conclusa, e la fama che Mr. Vertigo ha avuto ha fatto sì che durante la festa di Halloween, durante il periodo antecedente alle festività di Halloween, molti indossino la maschera di Mr. Vertigo. Di conseguenza Topolino non sa più con chi ha a che fare, non sa più come muoversi in una città che comunque molto legata a questo Mr. Vertigo e ciò che ha fatto recentemente. L'atmosfera c'è tutta nel corso della storia, o per buona parte di essa, per i primi, diciamo, due terzi, con una bella tensione nell'aria perché ogni persona mascherata potenzialmente potrebbe rivelarsi essere una minaccia. La storia però si va a concludere in una maniera un po' strana, ma funzionale nell'ottica del mostrarci un Topolino che per una volta, una delle tante volte, non può avere ragione, non ha ragione, vuole dimostrare una cosa, ma quella cosa gli sfugge di mano. La cosa, secondo me, è interessante nell'ottica anche di mostrarci un Topolino non perfettino, mostrarci un Topolino che è comunque all'uso e costume dei suoi sentimenti, delle sue sensazioni, anche quelle erronee per una volta tanto. E la cosa, secondo me, è molto interessante, per quanto
fumetto possa indispettire qualche fan e qualche lettore un pochettino più abituato ad un Topolino che comunque quando indaga sa come muoversi e sa cosa fare. L'ultima storia di questo volume, ovvero sia Topolino le piccole verità del Natale, è secondo me una piccola chicca, una piccola gemma ad opera di Marco Nucci per quella che è una tematica che sembra banale, ma banale non è. Per quanto anche qui è difficile capire quanto effettivamente Mr. Vertigo faccia qualcosa, perché de facto non fa niente. Che cosa succede? Succede che il futuro sindaco di Topolinia, perché a breve ci saranno le elezioni, dovrà essere eletto un nuovo sindaco, questo nuovo sindaco propone una sorta di gioco, un gioco nel quale ciascuno dovrà dire ai propri cari, ai propri amici, ai propri parenti, almeno una volta al giorno, una verità, un qualcosa di vero, anche se magari può essere fastidioso. E da qui comincia tutta una serie di ondate di verità che inizialmente fanno piacere, perché comunque magari ti viene fatto notare un piccolo difetto, una piccola cosa che puoi andare a migliorare. Il problema è che col tempo queste cose diventano delle criticità che vanno a inasprire i legami tra le persone. Persone che molto probabilmente farebbero bene, in questo caso, a dirsi piccole bugie pur di mantenere il legame con loro. È un concetto molto strano, una cosa abbastanza arzigogolata, abbastanza intellettuale da comprendere, ma la storia secondo me funziona piuttosto bene, mostrandoci come dire la verità sempre ad ogni costo può portare, può sfociare a situazioni anche abbastanza critiche, quindi a volte è meglio tenersi per sé un proprio pensiero piuttosto che andare a fare una critica pesante che possa indispettire le altre persone. Ovviamente il tutto deve essere correlato un po' alla situazione in sé per sé, non può essere vero a 360 gradi, senza contare che questa situazione che viene imbastita de facto non può essere imputata a Mr. Vertigo, sono gli abitanti di Topolinia che cominciano tra di loro a indispettirsi sempre, sempre di più. La storia comunque ha un morale, un senso sotto questo punto di vista, e mi piace pensare che Marco Nucci abbia voluto inserire all'interno di una sorta di mystery thriller questa tematica, che risulta essere particolarmente forte quanto estremamente debole l'aspetto più investigativo giallo all'interno di questo terzo episodio. Il volume, per quanto riguarda le storie a fumetti, termina qui, demandando ad un prossimo volume le due storie conclusive del ciclo, di cui non ricordo i titoli, di cui una ha due puntate e l'altra quattro, quindi di conseguenza avremo un altro volume più o meno delle stesse dimensioni di questo volume qui nello specifico. Storie che, per quel che mi riguarda, a me sono piaciute. Capisco non essere dei gialli classici, ma proprio in virtù di questo ci ho trovato delle cose interessanti da leggerci, per quanto anticlimatico il finale di questo volume, perché giustamente non voleva essere il finale della serie, anche se leggendole sul Topolino così sembrava, almeno in apparenza. E di conseguenza un po' la cosa potrebbe far storcere il naso ai potenziali lettori. A corredo del volume un dietro le quinte di Fabio Celoni, che ci racconta la nascita e la genesi di questa copertina. Non è che ci dia troppe informazioni, però l'elemento più interessante, ovvero sia il fatto che ci siano dei segni a matita, viene in un qualche modo spiegato e contestualizzato, secondo me, piuttosto bene. Dopodiché la immancabile intervista ad Alex Bertani e Marco Nucci, che vanno a spiegarci, a mostrarci un po' quali sono state le reference per la realizzazione di questo universo e di tutti i nuovi personaggi, di tutti i comprimari all'interno della storia, di quali sono le tematiche che volevano affrontare, di altre piccole chicche e curiosità, senza, ovviamente immancabile, l'inserimento di, e non vi faccio vedere per evitare spoiler, anche solo visivi, i nuovi personaggi introdotti all'interno della serie.
ci si limita sia nell'intervista che in questa fase qui a quello che si è letto all'interno di questo volume, quindi per chi non ha letto tutto il ciclo di Mr. Vertigo e non vuole avere spoiler, non si preoccupi troppo perché non troverà elementi della risoluzione finale del caso di Mr. Vertigo. Insomma, un volume bello ricco e che una parte di me mi fa dire vale la pena avere, ma posso capire che chi ha letto le storie sul Topolino possa non volerle avere in un formato più deluxe. Per quanto i volumi siano ben fatti, non mi sento di consigliare l'acquisto di questo volume nello specifico a tutti quanti. Sicuramente chi ha letto le storie sul Topolino saprà se è interessato o meno ad avere questa collana. Per chi conosce già la fine del giallo di Mr. Vertigo, posso capire che possa non volere questa edizione deluxe. Per chi non ha acquistato i numeri di Topolino, può essere consigliato leggere questo volume, sapendo però che non si tratta di un giallo nel senso classico del termine e dove le suggestioni fornite da Marco Nucci, dall'autore, sono ben più importanti della risoluzione del giallo e del mistero in sé per sé, quindi bisogna proprio lasciarsi avvincere, ecco, dalle atmosfere rese all'interno della storia, piuttosto che cercare di comprendere al meglio il giallo, aspettarsi un giallo estremamente forte. Anche perché, ve lo dico molto chiaramente, anche la risoluzione, che è un giallo molto classico che vedremo nel secondo volume, in realtà non funziona troppo come giallo. L'editoriale, il lungo articolo fatto sul Papersera che vi avevo lasciato da qualche parte, probabilmente in descrizione, che vi invito ad andare a leggere nel caso in cui abbiate già letto queste storie, lo spiega molto chiaramente cosa funziona e cosa non funziona del giallo di Mr. Vertigo. Io rimango dell'idea che le atmosfere fornite da questa storia sono molto interessanti, vale la pena darci un'occhiata, ma per l'appunto non aspettatevi il giallo classico disneyano. La collana, per quel che mi riguarda, è molto valida, mi va di supportarla laddove i numeri sono interessanti, e quindi saranno molto pochi i numeri che non prenderò di questo Topolino Extra. E beh, questa nuova serie di Mr. Vertigo, secondo me, valeva la pena averla, perché comunque mi era piaciuta, mi aveva entusiasmato, nonostante il finale di cui vi parlerò, quando uscirà il secondo volume. Secondo volume che mi vedrà rileggere anche questo primo per avere un quadro complessivo finale più a 360 gradi, perché in questo momento storico queste nuove storie del Topolino hanno bisogno di non solo essere lette, ma di essere rilette a mente più lucida, conoscendo già gli eventi, che cosa succede, per meglio comprendere e assimilare ciò che gli autori ci volevano fornire e non attaccare eventualmente gli autori coinvolti all'interno della storia subito dopo la fine della lettura di essa, se questa non è piaciuta. Però appunto ci vuole secondo me il tempo di assimilare e comprendere meglio che cosa abbiamo effettivamente letto e qual era il vero messaggio che c'era dietro, se c'era. Se non c'è, ovviamente si può far notare la cosa con i giusti modi e i giusti criteri. Questo è un po' quello che avevo da dire per oggi per quanto riguarda Mr. Vertigo in Topolino Extra. L'avete comprato? Vi è piaciuta? Vi è piaciuta questa serie se l'avete letta sul Topolino? Che cosa ne pensate? Da Francesco, dalla soffitta di camera mia, è davvero tutto e noi ci vediamo ad una prossima video opinione del canale. Ciao!